A parte una piccola apparizione in Jump Force, Monkey D. Ruffy e la sua ciurma mancano da qualche tempo dallo scenario videoludico. Il ritorno di One Piece porta la firma di Gunbarion, che propone un titolo completamente open world in cui si vestono esclusivamente i panni del protagonista, scelta risultata per molti dolente. In One Piece World Seeker, la ciurma di Cappello di Paglia sbarca Jewel, un'isola avvolta da un mistero dove si ritroverà a risolvere i problemi tra due fazioni opposte. Presentato come il più grande gioco di One Piece mai creato, si mostra come un open world tutto da scoprire, dai colori vividi e lucenti. Il rovescio della medaglia è dato dai vari luoghi che si visitano, non propriamente realistici, spogli ed enormemente ridondanti. Il concept di gioco risulta riuscito ed è molto divertente correre e proiettarsi tra i vari palazzi. Questa totale libertà potrebbe diventare però assai noiosa per la pochissima interazione con l'ambiente circostante. Il sistema di combattimento è riuscito anche se minimale, si può optare per due diversi stili, percezione o armatura, a seconda del nemico o della propria strategia di gioco. Ruffy inoltre può effettuare delle eliminazioni silenziose scivolando alle spalle dei nemici senza farsi vedere, ma questa caratteristica lascia qualche dubbio poiché non è stata implementata al meglio nel gameplay. Ci è piaciuta la presenza dell'albero delle abilità che permette di sbloccare nuovi vantaggi e tecniche segrete al fine di rendere il protagonista al passo con gli avversari. Non mancano le missioni secondarie che vanno dall'aiutare abitanti in difficoltà al soddisfare le richieste di alcuni alleati. In One Piece World Seeker gli sviluppatori hanno pensato sia ai giocatori più novelli che a quelli più esigenti, dando la possibilità di mettersi in sfida con svariati livelli di difficoltà. La storia sembra di buon livello, in linea con quella di OAB, con nuovi personaggi ideati dallo stesso Eiichiro Oda e vecchie conoscenze che non esiterete a riconoscere: Sabo, Trafalgar Law, Rob Lucci e tanti altri. A conti fatti, One Piece World Seeker è il più grande progetto dedicato al franchise, godibile ma non definitivo. La longevità sopra le righe e un comparto visivo azzeccatissimo lo rendono un titolo molto gradevole per i fan di Ruffy e compagnia bella. Il brand sembra correre sui binari giusti, ora ci vuole solo un ulteriore salto di qualità. Con maggiore accortezza poteva sicuramente offrire un'esperienza molto più completa. E giunti alla conclusione vi lasciamo come al solito il nostro voto, che questa volta è un 7.2. Alla prossima!